Sulla separazione la didascalia è splendida. Cosa dice? Il gruppo opera dello scultore trapanese Mario Ciotta, eccetera, eccetera, raffigura il Cristo che si congeda dalla madre e da chi? Giovanni il Battista. Ma sappiamo tutto! Giovanni il Battista era già stato decapitato, già aveva tagliato la testa Salomè per porgerla ad Erode. E Giovanni l'Evangelista, non il Battista. Qui proprio catechismo non ci siamo qua, bisogna riprendere un po' il catechismo. Errorone. Ma non pensate che gli errori li facevano solo i privati, anche le istituzioni. Allora, il Comune di Trapani, venerdì santo, 10 aprile 2009, cosa fa? Mette il logo della processione, che era presente nel sito dell'Unione Maestranze, ma quello del 2008. Quindi il 10 aprile 2009, logo della processione del 2008, un ritardo di un anno. Si vede che è piaciuto. Un altro errore che è simpatico e serve un po' a schiarire venne fatto nel 1974 nell'opera di Salvatore Stinco, Lineamenti storici di Trapani. A pagina 59 così dice: allora non dobbiamo sottacere l'enorme confusione che regna da noi quando si parla dei misteri, cioè l'insieme dei 21 gruppi. No, non sono 21 gruppi, sono 20 gruppi, anzi 18 gruppi più il simulacro di Gesù morto e della Dolorata. Se aggiungiamo le due Madonne siamo a 22, ma non a 21, 21 mai stati. A pagina 60, continuiamo, vi ho precisato che i misteri furono composti, fabbricati in numero di 21, proprio convinto, non è un refuso, proprio una convinzione, famoso perseverare diabolico, che ebbero la loro iniziale conservazione in 21 nicchie, proprio convinto che fossero 21, ricavate appositamente nella chiesa di San Michele. O c'era una nicchia misteriosa con un mistero misterioso che magari la guerra ha buttato via, ma comunque, però questo è convinto, 21 misteri, 21 costruzioni, 21 nicchie. Alcuni sono stati ritoccati, qualche altro è stato integralmente rifatto, vero? Uno è definitivamente scomparso. Quello che rappresentava l'ultima cena non è stato rifatto. No, mistero. Salvatore Stingo, ma quale ultima cena? È una cosa che continua a sentirsi, ne abbiamo parlato tante volte. Non è mai esistita l'ultima cena, non esiste nessun atto di concessione dell'ultima cena. L'ultima cena andrebbe dove? Tra la separazione e la lavanda o prima della separazione? Però prima della separazione non può andare. Insomma, mai esistita l'ultima cena, non esiste nessuna chiesa. Voci, si dice che una volta andò in processione un modellino dell'ultima cena, ma non che ci sia stato un gruppo dell'ultima cena. Assolutamente, quindi se qualcuno ancora continua a dire Menonna Ricia, a chi stia la Ricia? Perché una volta si poteva capire che si dicevano le leggende, ma oggi non ha senso. Quindi non do torto a chi l'ha detto se nel 74 addirittura Lineamenti storici di Trapani, quindi non stiamo parlando di Topolino e Paperino, ma nei Lineamenti storici di Trapani si parla di 21 misteri in 21 nicchie a San Michele. Questa è proprio secondo me la più grossa. Nel 2009-2010 l'elenco telefonico elenco sì di Trapani raffigura in copertina il Cristo dell'ascesa al Calvario. Che cosa dice nella la didascalia? All'interno della cattedrale di San Lorenzo vengono conservati i misteri, grandi gruppi di statue di legno. Cioè, bumbula da recà, bumbula da redà. Non sono statue di legno, sono... Abbiamo di legno soltanto il Cristo crocifisso, Cristo sollevato, Cristo nell'urna, cioè con questi gruppi sappiamo che di legno non sono, a parte le mani, le gambe, e la testa, ma addirittura nella cattedrale, ma inaudito, cioè, ma sempre io vorrei sapere chi dava queste notizie a queste persone. La cattedrale è stata visitata nell'ultima volta dalla Dolorata nel 1966, quando la processione rimase nel centro storico e venne intonato lo Stabat Mater. Andiamo avanti.
Bella Italia, la conoscete tutti, una delle più importanti riviste, nel numero 287 del 2000, marzo 2010, ci parla che la nostra processione dei misteri, a proposito della rappresentazione della Pasqua, è detta degli incappucciati. 2010, erano già passati 10 anni dal famoso congelamento della San Michele, che si celebra una messa in piazza Vittorio Emanuele. No, e lì l'avvocato Serraino si sarebbe arrabbiato, giustamente, non si è mai celebrato messa a piazza Vittorio, perché la messa del Venerdì Santo non si può celebrare, si può svolgere una benedizione, un'omelia o quello che vuoi, ma la messa del Venerdì Santo non si celebra, però in Bella Italia l'hanno riportato. Anche qui statue in legno e cartapesta. Affermando poi l'articolo, afferma a conclusione che a vegliare il corteo sono gli incappucciati. Ma che vegliavano? Cioè, andavano in processione, ma fino al 2000, poi niente. Passiamo al manifesto del 2011, ci stiamo avvicinando. L'Unione Maestranze ogni anno fa dei manifesti per le scenute e per la processione. In quello del 2011 si scatenano, raffigurano. Per i scenute, una Maria che non so chi sia, da dove viene presa, non è certo nostra, un disegno di Maria, magari un artista contemporaneo, e lo sfondo della chiesa qual è? È la chiesa del Purgatorio di Marsala. È incredibile. Ora voglio dire, come si fa a mettere il Purgatorio di Marsala, ma non per rivalità con gli amici marsalesi, che saluto sempre con affetto, ma non si può commettere un errore. Nessuno se ne è accorto in sede grafica. Parliamo di qualche anno fa, 2011. Cioè. Vabbè, andiamo avanti. Sempre in quell'anno lì, un'altra di quelle pubblicazioni commette due meravigliosi errori. Allora, il primo gruppo, sappiamo tutti, è la separazione a spartenza, ma per questo opuscolo il primo gruppo è la spogliazione. Guardate. La spogliazione a certo degli orefici. Ci cangiarono posto, ci cangiarono nome. Un altro errore, questo vabbè, è un errore di stampa, quello no, quello è un errore di stampa, questo che dico adesso sì. La negazione è affidata al ceto dei barieri e parrucchieri. Quindi barieri chi sono? O quelli che hanno i bar, che sembrano baristi in realtà, oppure quelli che fanno le bare, i cascimotto, i tabuti. A proposito, tabutto, noi lo diciamo in siciliano, è una parola che si dice anche in turco per indicare la cassa da morto. In turco si dice tabut, quindi questo sempre sul discorso dei legami culturali del Mediterraneo. Quindi la negazione affidata, secondo questo opuscolo, ai barieri e ai parrucchieri. Vabbè, andiamo avanti. Un'altra pubblicazione del turismo, questa è famosa, è stata larghetta di dimensione. A proposito della Madonna del Popolo, ci dice che questo secondo quadro viene esposto per l'omaggio dei fedeli nella stessa cappelletta, in sostituzione della prima immagine ormai rientrata nella sua sede abituale. Cioè, l'autore di questo testo, secondo me, si stava gustando dell'ottimo vino siciliano. Ma quale cappelletta della Madonna del Popolo e quale sostituzione? Madonna del Popolo passa là per fare lo scambio del cielo, non è che sostituisce Maronna, che fa, esce numero 12, entra numero 14, cioè, non è che è un campo di calcio. Cioè. Quindi, e questo è un opuscolo che sono andato avanti per un bel po'. Nell'opuscolo del 2009, edito sempre da Conforti, i testi saranno presi da quelli di Giovanni Cammareri, cosa si dice? Che la corazza di Gesù dinanzi a Anna di Malco venne realizzata nel 1932 da Baldassare Indelicato, abbiamo visto al progetto del gruppo che è vero, e che questi si procurò la materia prima fondendo numerose monete d'argento da 500 lire. Questa notizia, quindi, che Conforti Editore riporta nel suo testo, però era presa dal libro La Settimana Santa nel Trapanese, passato e presente a pagina 82, dove appunto c'è scritto che i fruttivendoli realizzarono anche rivestimenti argentei, tra cui nel 1932 la corazza di Malco, facendo fondere numerose monete argentee da 500 lire. C'era questa voce, la sentivo anch'io, però c'è un fatto semplice. Magari sarà stato così che avranno fuso delle monete, ma sicuramente non 500 lire, perché nel 1932, quando
venne realizzata la corazza di Marco, le 500 lire non esistevano. Le 500 lire andarono in conio, andarono quindi a essere commercializzate nel 1958 e ve ne furono alcune prima di prova nel 57, ma sicuramente nel 32 non erano, quindi sarà stato argento, ma non sicuramente le 500 lire. Passiamo ad un testo del 2012 curato dal Ceto degli Orefici. Riporta un errore, un'incongruenza, chiamiamolo così, e non voglio entrare nel merito se si tratta di errore, perché non vorrei creare polemiche. Io non sono uno storico e di conseguenza mi limito ad amalgamare, a comporre, a unire quelli che sono i testi scritti da persone che sono all'interno della processione, che studiano a Trapani l'evento processione dei misteri, e quindi mi limito a confrontare e a segnalare eventuali discrasie. In questo testo della separazione è riportato proprio specificatamente quanto segue, e cioè il mistero, parliamo dell'ottavo gruppo, quindi Gesù dinanzi a Rome, è stato portato in processione dal ceto dei Mugnai, dice proprio così, fino al 1954 per passare l'anno dopo al ceto dei Pescivendoli. Questa interpretazione che mi dissero, non so se è vero ed eventualmente mi chiedo scusa, è stata opera di Salvatore Accardi, che si occupa della storia della processione dei misteri, è peraltro riportata attualmente nel sito dell'Unione Maestranze nella spiegazione, nella descrizione dei singoli gruppi. Quindi le testuali parole sono state prese e trasportate lì. Qualcosa non torna. È vero che parliamo del gruppo più giovane della processione dei misteri, quello che l'ultima di ultima costruzione, ma sappiamo che addirittura recentemente si è discusso se l'atto del 13 settembre 1782 fosse stato l'atto di concessione al ceto dei Moritori, perché sembra che si trattò dell'atto col quale veniva concesso a loro, alla categoria, il permesso di costruire una cappella nella chiesa di San Michele. Vabbè, non entro nel merito, ripeto, non ho i documenti in mano. Comunque sembra che l'atto di concessione originale di questo gruppo non ci sia. Il problema è quello legato che furono i Mugnai fino al 1954 e che poi dai Mugnai passò ai Pescivendoli. E non è mai stato un affidamento scritto ai Pescivendoli. Ne curano la processione, benissimo, ma non c'è un affidamento scritto. Proviamo a vedere testi antichi. Facciamo un salto negli opuscoli del 38 e del 39, editi dall'Ente del Turismo, dove appunto nell'ottavo gruppo si parla che era il ceto dei sensali e crivellatori di cereali. Quindi non si parla assolutamente dei Mugnai. I Mugnai in questo testo del 38 sono invece indicati nel decimo gruppo insieme ai Fornai nella coronazione di spine. Quindi qualcosina di confuso c'è, è un contorta la definizione, però sappiamo che non ci possono essere sempre delle certezze. Prendiamo la Casalza Magna, il testo di Serraino del 1980. Nell'ottavo gruppo lui ci dice che ne curarono l'uscita i sensali e i crivellatori di cereali che definitivamente lo abbandonarono nel 1945. Quindi sensali e crivellatori di cereali, lui spiega anticamente che era affidato all'Ars Molutorum, quindi ai molitori. L'arte dei molitori è un'arte antichissima, la lavorazione della farina è un'arte molto antica nella lavorazione dell'uomo, tanto che per esempio alcuni cognomi italiani come Molinari o come lo stesso Müller in tedesco derivano proprio da questo termine. Quindi abbiamo avuto, sembra almeno, affidamento ai molitori, anche se questo affidamento non si è trovato, prendo atto, però dopo ne curarono l'uscita i sensali, i crivellatori di cereali, non si parla più negli anni 30 dei Mugnai, come indicato nel sito dell'Unione Maestranze e nella pubblicazione del Ceto degli Orefici del 2012. A riprova di ciò possiamo prendere altri testi, per esempio ne abbiamo uno, è quello di il testo di Alberto Genovese, eccolo qua, siamo negli anni 80, che ci parla che sono attualmente i Pescivendoli, che venne affidato all'Ars Molutorum, e successivamente ne ebbero cura i sensali e crivellatori di cereali, rimasto senza patrocinio dal 1945, eccetera, eccetera. Ma non si parla dei Mugnai. Giovanni Cammareri, che è il più grande storico contemporaneo, l'amico Giovanni, anche qui lui parla
di senzali e crivellatori di cereali, ma non parla di mugnai in quegli anni lì. E a riprova c'è anche questo opuscolo del 1952, eccolo qui, potete vedere, ho messo qui il segnalibro, dove dice che Gesù dinanzi ad Erode era affidato, anzi, e c'è messo Gesù dinanzi a Erode, non è affidato, opera di Baldassare Pisciotta, ceto degli impiegati comunali. I senzali crivellatori di cereali nella crisi che seguì al periodo dopoguerra, non potendolo più condurre in processione, lo affidarono ai dipendenti comunali, anzi, lo diedero al comune perché dissero: non avevo picciuli, cioè non abbiamo soldi, lo diede al comune e il comune pensò di affidarlo agli appassionati all'interno della gestione comunale, dei dipendenti comunali, come riportato in questo opuscolo del 52. E tra questi ci fu anche mio padre Antonio, che fu console del gruppo, e poi i particolari li vedremo a proposito del gruppo Gesù, le dirò, sono presenti nel sito, ma anche a proposito del gruppo. Quindi questa indicazione riportata è incompleta, perché non venne affidato dai mugnai, non è che i mugnai in processione lo furono fino al 1954. Abbiamo saltato i senzali e i crivellatori di cereali, che lo ebbero dopo l'eventuale prima assegnazione ai mugnai, e i dipendenti comunali, per poi passare ai pescivendoli. Quindi il passaggio è: eventuali mugnai, senzali e crivellatori di cereali, dipendenti comunali e pescivendoli. Non abbiamo il passaggio diretto dai mugnai ai pescivendoli. Io interpreto così. Poi, se l'autore di questo testo ha dei motivi per dirmi che invece, dato che non è stato trovato, sono stati trovati atti di affidamento, si può ritenere che sia stato passato ai pescivendoli direttamente dai mugnai, però se diciamo che manca addirittura l'atto di affidamento originario, possiamo noi soltanto avere la certezza che furono senzali i crivellatori di cereali, perché ci sono ancora persone che se ne ricordano quando portavano in processione i dipendenti comunali. Abbiamo anche le foto, come questa di mio padre quando davanti al gruppo del quale era console, e poi i pescivendoli. Quindi basiamoci sui dati certi. Ma ripeto, è una mia interpretazione. Io non faccio lo storico, come ho già detto, e quindi non ho nessun problema. Concludiamo questa serie di discussioni, di errori, ma piacevoli, senza alcuna vis polemica, con questo libro, Il colore ritrovato, di Valeria Patrizia Rivigni Tusa, edito dall'assessorato dei beni culturali della Regione Sicilia per conto della Sovrintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani. È una splendida pubblicazione che affronta il restauro, tutte le modalità del restauro di quattro gruppi: Gesù nell'orto del Getsemani, la negazione, la coronazione di spine e la spogliazione. È una dovizia di particolari, splendide foto che proprio ci fanno vedere le condizioni in cui erano i gruppi, come sono strutturati i gruppi all'interno e come vennero poi restaurati da queste abili mani. La caratteristica, gli errori qui sono molteplici, e quindi una tiratina d'orecchie alla sovrintendenza, con tutto l'affetto e il rispetto, bisogna darlo. Cominciamo da che cosa? Prima di entrare nel metodo dei restauri, si parla delle processioni, di tutti i riti della Settimana Santa, insomma, un'introduzione a quello che è proprio il vero e proprio aspetto dei misteri. E abbiamo gli errori, io mi limito alle fotografie, che sono quelle più evidenti. La foto di pagina 19 è accompagnata dalla didascalia della pagina accanto, e dice che questa qui, e c'è scritto Trapani, processione dei misteri. Faccio fatica a pensare che sia la processione dei misteri. Questi cappucci bianchi, questa Madonna riccamente ornata e decorata, mi sembra spagnola, cioè sicuramente non trapanese. Poi, mamma mia, dal 2000 non parliamo più di incappucciati. Oggi abbiamo solo i bastoni copiati da questi spagnoli. Vabbè, un altro discorso. Però questo diciamo che è il primo errore. Ma può capitare, sbagliare. Tartaro non sia così polemico e così pernicioso nelle sue osservazioni. Arriviamo a pagina 37. Anche lì c'è una foto con una didascalia sopra che dice:
Trapani, processione dei misteri. Ma mi sorge un dubbio. Non è Trapani. Quel palazzo dietro con gli archi, quale potrebbe essere? Sembra quello che c'è alla Marina. Ci sono questi palazzi, oppure quello dell'ex Dogana, che venne distrutto dalla guerra. Ma non è un porticato Trapani. E poi questi cappucci neri, questi grandi decorazioni. Ho il sospetto, più che fondato, che anche qui si tratti di una processione spagnola e la didascalia sia errata. E vabbè, si sono confusi. Cosa succede? Può darsi che si siano confusi anche nella pagina dopo. Infatti, pagina 38, c'è scritto in alto, Cordova, Spagna, processione dei misteri di Venerdì Santo. Permettiamo che la definizione della processione dei misteri in Spagna è errata, perché loro hanno le processioni della Settimana Santa, la processione dei misteri è nostra, non c'entra niente con la Spagna, è una definizione errata, sono processioni della Settimana Santa, loro hanno un insieme di processioni che coprono talvolta tutta la settimana, addirittura dalla Domenica delle Palme, dal Domingo de Ramos, fino al Lunedì dell'Angelo in alcuni casi. Però torniamo in questa foto, c'è messo Cordova, Spagna, processione dei misteri, Venerdì Santo, e la foto di una bambina dolcissima con tre bambini dietro e la processione che sa molto della nostra processione dei misteri. E veramente, anche se guardiamo le colonne, sembrano quelle sulla sinistra in alto del Purgatorio, insomma, ma sembra proprio la processione di Trapani. È la processione di Trapani. Errore terzo. Vabbè, insomma. La pagina dopo, pagina 40 no, e 41, una grandissima foto di Granada, sempre indicato con il termine processione dei misteri, che è errato, diciamola il termine esatto, il termine proprio errato, e quindi si sono calmati, no, perché dopo 43 Siviglia, una parte del trono, sempre con la scritta processione dei misteri. Ma diciamo che vogliamo accettare che in Spagna sia una processione dei misteri, quindi queste, diciamo, sono sottigliezze, pillico, cioè uno che guarda puntiglioso, però confondere Trapani con gli incappucciati e in Spagna con i nostri processionanti è un errore, ma a parte questo. Ma la parte più simpatica di questo libro, che ripeto è splendido nella sua propria composizione, va quando andiamo nel particolare del restauro del gruppo della negazione. Perché? A pagina 68 ci dice che, spiega il gruppo come è strutturato, che i personaggi, quale episodio raccontano, è scritto che tenda raffigurazione sono presenti l'ancella e il gallo. L'ancella, ricordiamo questo nome, l'ancella. È vero, è la donna che c'è dietro, peraltro Pisciotta ha fatto un capolavoro lì con questo gruppo. A pagina 69 rientra nuovamente nello specifico e dice che la statua della serva, o dell'ancella lo stesso, annerita dal fumo e ricoperta da strati di ridi pinture, è stata risanata e fissata, eccetera, eccetera. Quindi spiega. Quindi l'ha chiamato una volta ancella e una volta serva, però ha dato la definizione. È una femmina, non c'è un nome per questa persona. Perché giustamente non si sa, è una figura immaginaria, la scena è riprodotta da quello che è indicato nei Vangeli, non indica il Vangeli, i Vangeli non indicano il nome da cristiana che ci dissi per tra le ture, quindi non è indicato in nessun modo. Ma dove sta la simpatica definizione? Andando a pagina 73, c'è uno splendido primo piano del gallo, unico animale presente nella nostra processione, raffigurato, che appunto viene indicato dal canonico Mondello come così ben realizzato, come se stesse cantando veramente, e c'è scritto, nella pagina successiva, statua della Maddalena, risanamento strutturale a pagina 74 e tasselli di pulitura a pagina 75. Maddalena non c'è, Maddalena non l'abbiamo in questa scena, nessuna, neppure i Vangeli apocrifi parlano di Maddalena come la donna che indicò che Pietro fosse il traditore, anche perché Maddalena era dalla parte di Gesù, non poteva essere quella che indicava Pietro come il traditore, colui il seguace di Gesù, quindi diciamo che è sbagliata. Pagina seguente fa vedere il restauro, ecco qua diamoci un'occhiata anche della, ci sono i segnalibri sempre gialli, della serva o dell'ancella, vabbè hanno sbagliato, hanno scritto Maddalena, dai può succedere. Però, ecco, a pagina, nella pagina seguente, a pagina 78,
Nelle pagine precedenti mi spiega cosa c'è. Statua della Maddalena, lacuna e fessura con chiodi dopo la pulitura. Quindi proprio ripete l'errore della Maddalena. E allora dice, vabbè, è una svista anche questa, non ci mancherebbe altro. Però facciamo un salto, mi viene un'idea. Andiamo nella pagina iniziale, nella copertina. Ecco, c'è il primo piano proprio di questo personaggio della negazione. Da una parte si vede il colore ritrovato, come il testo del libro, e l'altra parte il colore prima del restauro. Come in ogni copertina, poi nel retrocopertina abbiamo la definizione dell'immagine riprodotta. E cos'è? In copertina, la negazione, statua della Maddalena prima del restauro. Quindi anche la copertina riporta l'errore della Maddalena, che, ripeto, quello non è un errore, non è un'interpretazione, è un errore perché la Maddalena non c'era. Diciamo che ho terminato la parte relativa agli svisti, errori, curiosità. Infatti non è una pagina, come ho detto, che vuole colpevolizzare nessuno, si discute sulle sottigliezze delle quali se ne parla. Tutto ciò però cosa induce a pensare, a riflettere? Che forse nella gestione dei testi sulla processione sarebbe il caso di affidarci a un comitato super partes. Perché? Perché anticamente i libri di misteri se ne facevano pochi, in genere erano uno ogni tanto, ogni 10 anni, e quindi erano sempre ben curati, poi li faceva Nicola Lamia, faceva Mario Serraino, quindi avevano una certa sicurezza alle spalle. Questi errori non c'erano, non esistevano, nessuno avrebbe mai scritto Maddalena al posto di Serva dell'Ancella, oppure errori che abbiamo visto precedenti, spogliazione indicata alla separazione, i barieri e altre amenità simili. Allora forse servirebbe, ma questa è la mia proposta, che peraltro ho detto tante volte da tempo, che l'Unione Maestranze si facesse promotrice di un comitato super partes. Non dico all'interno, perché se no rimettono il manifesto del 2011 con la chiesa del Purgatorio di Marsala, quindi mi fido poco, non va bene a male gli amici della Maestranza, ma un comitato scelto da loro, ma con gente di un certo livello culturale, storico, di preparazione della sovrintendenza, giornalisti di trapanesi che sanno, che quando vengono edite alcune pubblicazioni, ma anche quelle pubblicitarie, attenzione, anche quelle pubblicitarie, venissero sottoposte a un preventivo esame da parte di questo comitato, che dà un'occhiata, non è che si tratta di fare dei testi, perché diverso è se io, Beppino Tartaro, voglio scrivere un libro sui misteri e scrivo una serie di castronerie allucinanti. Ne rispondo io, cioè se quel libro riporta degli errori mostruosi, ne rispondo io che l'ho preparato. Ma quegli opuscoli, quelle pubblicità, quelle pubblicazioni, sarebbe il caso che venissero vagliate, esaminate con calma e dire guarda, hai messo la foto al contrario, guarda che quel ceto in quell'anno non c'era, guarda che quel personaggio non è questo, non è Pietro l'apostolo, ma tu hai scritto che sono Taddeo, che non c'entra niente, cioè, perché può capitare, abbiamo visto quanti errori ci sono stati in questi anni, non fatti nessuno in malafede, ripeto, nessuno in malafede, però sarebbe bene che dessimo anche dal punto di vista delle pubblicazioni questi opuscoli, che sono poi quelli che girano di più, perché sono quelli che vengono dati in distribuzione al turista, perché magari il turista non si compra il libro, il turista colto compra il libro, ma il turista che viene, mordi e fuggi, che magari viene venerdì pomeriggio e già il sabato è a Milano, avesse dietro un opuscolo un po' più culturale, perché queste schifezze, questi errori, sono schifezze, non chiamiamole in altri modi, non sono sviste. Cioè non è capovolgere l'immagine, metterla, pubblicare al contrario, è un errorino che ci può anche stare, non dovrebbe starci. È la fretta spesso che consiglia male, perché magari si va in stampa e il libro viene stampato magari il lunedì prima dei misteri. Vabbè. Però proprio per dare un senso di serietà sarebbe il caso che vi fosse un comitato, ma bastano 3 persone, non è che deve essere un comitato onorifico, così, che desse un'occhiata a tutte le pubblicazioni, diciamo, che hanno a che fare con i misteri e che vengono distribuite
a Trapani in occasione della settimana. Poi ripeto, se poi ciascuno vuole scrivere, come ha fatto l'amico professor Stingo, che ho avuto il piacere di conoscere, il Sudurigno Stingo, che c'erano 21 misteri, vabbè, è una persona squisita, l'ho conosciuto. Ricordo un episodio a proposito del Sudurigno che è meraviglioso, cioè, andando una volta a fare la spesa in un supermercato, disse alla commessa: "Ma tu vuoi confutare questa mia tesi?" E poverina, lei lo guardò un po' sconvolta, perché insomma, non è proprio un termine che si usa tutti i giorni. Era un personaggio, una persona di grande cultura, Salvatore Stingo. Però vedete che anche Salvatore Stingo commise degli errori, come ripeto, facciamo tutti. Gli ha sbagliato Serraino, ha sbagliato Cammareri, sbaglio io, sbagliamo tutti. E quindi non c'è da sentirsi offesi se qualcuno ci fa notare un errore, perché la storia dei misteri è una storia così complessa, è una storia che ha tanti legami, tante confusioni, atti di concessione, atti scritti, atti non scritti, consuetudini che vengono spacciate per atti storici. E forse per questo, in questo caos, si inseriscono i riti immaginari, come quelli di benedire oggetti di legno, per dire, che recentemente ne abbiamo parlato, cioè, quindi c'è tutto un insieme di cose. Per questo, forse, facciamo in modo che ci sia una parte culturale dei misteri, e questo secondo me potrebbe aiutare anche a migliorare la processione, perché è importante che dei misteri se ne parli, ma se ne parli con cultura, perché sicuramente i misteri sono un elemento di cultura e non solo trapanese. La processione dei misteri è un evento storico, un evento artistico, un evento folcloristico, perché è anche folklore, è anche popolare, quindi ha tutti i connotati per essere studiato. Ma per studiarlo dobbiamo dare delle basi a chi se ne occupa fuori da Trapani, basi culturali, cioè basi dove tutti noi possiamo dire: è vero, questa processione ha queste caratteristiche. È tutto qui, è una mia idea. Poi ripeto, gli errori li facciamo tutti. E così come il titolo di queste due puntate, che ho voluto dividere perché erano abbastanza lunghe: Errare humanum est. Vabbè, perseverare, facciamo solo che errare umanum est, e facciamo un sorriso che fa sempre bene anche quando si parla di misteri. Grazie a tutti voi per l'attenzione.